Questa notte è una notte di luna piena. Ti La notte nella quale i lupi mannari da uomini divengono bestie e vivono di vita nuova. La nostra squadra ha sofferto, la nostra squadra ha scoperto la morte in più e più puntate. Ma questa sera Questa sera la nostra squadra vivrà e vedrà la luna piena. E grazie alla purificazione vivrà di una vita nuova che le permetterà di arrivare al cospetto di Rosso, un allenatore che è riuscito a non far perire i propri Pokémon portandoli fino al livello 80 ed oltre. Alternativamente, la luna piena non ci trasformerà. E Suicune, con un raggio di ghiaccio, trafiggerà l'ultimo barlume di orgoglio e speranza di questa squadra. Tra 40 secondi scopriremo il verdetto. La ballata della purificazione riprende in 3, 2, 1. Buonasera a tutti, amici videospettatori, e benvenuti nella cruciale live di Pokémon Soul Silver Nuzlocke, nella quale comprenderemo se meriteremo o meno la purificazione. Raga, è così. Oggi viviamo il crocevia della nostra vita. Oggi viviamo il crocevia della nostra vita. Perché si deciderà, e si deciderà ora, se riusciremo o meno a prendere Suicune e con esso la purificazione e con esso la possibilità e la, direi, speranza di poter andare avanti nel nostro Perco. Ma così ci si presenta neanche un papillon. Ragazzi, ho le galassie addosso. Grazie a Venas93 che si abbona per il nono mese. La gravidanza meno faticosa di sempre, grazie per quello che fate. Scusatemi, ciurrine, grazie della sub. Ciurrine e non Suicune. Quindi, faremo varie cose in questa live. Ci sarà anche da livellare Attoperp, spero. Ma prima ci sarà la lunga e faticosa cattura di ciurrine. Se arriverà ovviamente una cattura, perché potrebbe anche finire i PP. Vorrò prima capire delle robe, ma le capirò insieme a voi. Intanto vi faccio un po'. Il titolo è sbagliato? No, il titolo è giusto. Dovrebbe essere giusto, ragazzi. Controllate. Ho visto il Nintendo Treehouse di prima? No, c'è qualche novità che mi sono perso, ragazzi. C'è qualche novità. Grazie intanto a Serena Hook che si abbona per la prima volta. Grazie mille, grazie. Ah, c'è scritto Suicune. Ah, ok. Pensavo, ragazzi, siccome ogni tanto si bugga, pensavo che fosse per davvero. Sai dove fammi gli auguri che è il mio compleanno, auguri. Grazie a Max Morelli che si abbona per il quinto mese, 27 è il suo nickname. Grande Saido, non sono spesso in live ma recupero tutto su YouTube. Ciurrine non ti temiamo mai, mai ragazzi. Ciurrine non va temuto mai. Dicevo, prima di cominciare vi comunico varie robe. La prima, gameplay di Pikmin e Zelda. Ah, vabbè, ma quel direct, non sapevo che c'era, ma ho detto non mi interessa
troppo vederlo in diretta perché avevamo altre cose da fare, stavamo lavorando, quindi ho detto vabbè, lo recupererò poi. Pensavo ci fosse qualcosa di inaudito e di non annunciato precedentemente. Grazie a IM Dark End 2 che si scrive per il 18° mese. Oggi End 2, il vostro spacciatore di Ride Shiny, compie 27 anni, auguri, insieme al 93 anche tu. Lipidex, sei buona per il secondo mese, parte Light Train. Ragazzi, la regola è sempre la stessa, fai merenda con Girella. La regola è che se arrivate a livello 3 completato del live, non sono rincoglionitissimo, ora vi spiego anche perché. Livello 3, grazie a Travis, credo, Travis Christian, che se buona per la prima volta. Al terzo livello del live train, raggiungete un hive. Finito subito il primo livello del live train, perché Somoia regala 5 sub a Succhezzo 17, Fluffy trattino basso a Ulfen 16, a Carpita e Matt 648. Mamma mia, bravissimo. Dicevo, Somoia culo, ovviamente. Con il livello 3 del live train avete un hive, con il livello 4 ne avete 2. Inoltre siamo a 418 sub, quindi... Ma Serena, ma cosa stai facendo? Serena Hawk arriva, si iscrive per la prima volta. Letteralmente... Non so neanche quanti minuti fa, ma pochi. E già regala 5 sub. Ma grazie! Ma grazie! E regala 5 sub a... Crimile 996, Amelul, Final Nero, Miche 4 Leo e Francesco 10. Bravo, grazie. Ho preso incarico oggi a scuola fino al 30 giugno. Che regalino non lo faccio? Ma più che altro dovrei fartelo io a te. Allora, beh, così si fa, no? Infatti. Ragazzi, vi illustro un attimo quello che ci aspetta domani. Domani ci aspetta una giornata bellissima e lo faccio prima di partire con la live odierna. Allora, domani pomeriggio, ore 15:30, pubblichiamo un video veramente particolare. Vi racconterò la storia di una faccia persa del franchise Pokémon, di un adattamento di Pokémon che è stato cancellato, grazie a Valerbot della sub, che è stato cancellato dalla memoria dei più, ma che è esistito, e non vi farò semplicemente una descrizione sommaria di questa cosa, di questo prodotto, ma ne parleremo in maniera veramente dettagliata, con delle descrizioni e delle informazioni che sono andato a cercare davvero con il lanternino. Quindi è proprio, credo, il video che mi ha richiesto più di tutti un lavoro di ricerca lunghissimo, ma veramente lunghissimo, grazie a Siriax che si è buona per il quinto mese. Ho fatto ore e ore e ore e ore di ricerche, pensate che ci ho messo qualcosa come 2 settimane e mezzo a scrivere questo video, ed è tanto, ma ne è valsa la pena. Ho fatto degli studi veramente su alcuni dialoghi di questa cosa, che avevano delle implicazioni, dei significati, quindi credetemi, ne vale la pena. Sarà un video lungo secondo me, ma ne varrà la pena assolutamente, credetemi, ne varrà la pena. Ne uscirete rinvigoriti. Vi seguo dalla demo di Sole e Luna. Questo è solo un piccolo ringraziamento per tutto il bene che mi avete fatto negli ultimi anni. Serena, un abbraccione fortissimo. Grazie, grazie del supporto. Vedrete, raga, vedrete. Sarà veramente divertente. Aspettatevi tutto quello che Pokémon non è mai stato. Nel bene e nel male. Ok, sono contento che per alcune cose Pokémon non sia mai stato in quel modo. Ma altri elementi invece sono interessanti. Mila demo di Sole e Luna dopo 1000 videoteorie. Già Marco, già i Pokémon Adventures, Tommaso. Pokémon Adventures ho fatto 40 miliardi di video. Consigli Pokémon Soul Silver? Io sono cresciuta con Silver. Ma sì, perché alla fine è il gioco che hai conosciuto nella tua infanzia, ma in grafica migliorata e con più contenuto. Raga, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, grazie a Nick, che appunto si iscrive in questo momento. Edkin regala altre 5 sub. E le regala precisamente a Dent of Judgment, Uso Dabada, Itsunove, Sakuya XCV, che sarebbe... Però la X non va prima, o no? Sarebbe 106, però non mi torna la X, forse Sakuya X...
non so leggere il numero che hai scritto in romano, scusami. Poi Batisco, ammesso che sia un numero in romano, Batisco riceve una sub regalata. Gary e Basta si abbona per il nono mese e Angie Silvan si abbona per il quarto. Ciao a tutti, forza Attoperp, sei destinato ad essere un campione. XCV95, ok, non mi ricordavo io allora, ragazzi, perdonatemi. Quindi Sakuya 96, a posto. Colpa mia, raga. E dicevo, quindi sono un po' rincoglionitino per questo, perché il video registrato è stato particolarmente faticoso, ragazzi. Era un video veramente più che lungo, pieno di informazioni, e quindi recitarlo è stato particolarmente spompante, ma ci sono. La C è 100, ma la X fa da meno 10. Ah, ecco. Non me lo ricordavo, non mi ricordavo sta regola dell'X che fa meno 10. Quindi ecco perché mi tornava 106, ma in realtà è 96 perché è meno 10, a posto. Buonasera, sono pronta per il Golden Seppuku di Ciurrine. Bene, ragazzi, non si scherza più. Domani sera, ore 20:45, c'è l'apertura. L'apertura, bimbi belli, non so se rendo l'idea, della Season 2 di Fall Guys. No, no, lo so, Marcolino, che l'X solitamente è il 10 in positivo, non sapevo la regola del negativo, questo non me lo ricordavo proprio. Folgo Season 2, esattamente. Quindi, mi raccomando, raga, siateci. Oggi abbiamo battuto il record di serie Pokémon in live più lunga di tutte. Allora, conosci Adrian di Link4Universe di nome, sì? In uno dei suoi ultimi video ha detto che vorrebbe fare in futuro un video dove spiega come potrebbero evolversi i Pokémon trasformandosi nel mondo reale. Dovreste fare una collaborazione, perché no? Ragazzi, io non so come contattarlo, ma se me lo dite o se mi contatta lui, io sono sempre disponibile. Sai, dopo riportaci Genshin prima o poi. Sì, ma oggi pensiamo al ciurro. Potete iscrivervi al canale sia attraverso Prime, quindi Amazon Prime, linkandolo al vostro account Twitch e creando un account Twitch Prime. Con il linkino avete la possibilità di iscrivervi gratuitamente, altrimenti costa 4,99€. Iscrivervi questo mese ha un'importanza fondamentale. Fondamentale? Ah, lo conosce Dario, perfetto. Fondamentale perché avrete la possibilità di partecipare alle attività che terremo durante la live di 24 ore del 23 ottobre. Live di 24 ore nella quale abbiamo deciso chi sarà l'ospite. E credetemi, vorrete essere iscritti in quel momento. Quando arriverà quell'ospite e si faranno quelle attività con quell'ospite. Quindi, grazie a chi si iscrive, grazie a chi regala iscrizioni, sarete tutti lungimiranti. Detto questo, grazie a non ci sono nomi disponibili che si abbona per la prima volta. Beh, questo era disponibile. Guarda che è lo stesso criterio con cui ho scelto Dastinato sulla PlayStation, quindi ok. Grazie a Rygards27 che si abbona per il 27esimo mese. Stavolta è vero, non mi sono sbagliato. È Rygards27 che si abbona per il 27esimo mese. Succede una volta sola, amico mio, quindi goditela. Saido, perché non organizzi e casti un torneo di Pokémon tra caster? Pardo, Pado, Yuri, Fuscalax, Ago e altri, sarebbe una figata assurda. Perché cose del genere richiedono un finanziamento e quindi non è semplice da fare. Cioè, devo capire come strutturare una cosa del genere. In tempi di coronavirus non è facile, però è una bella idea. Vedremo. Allora, raga. Piano. È Berlusconi, ovviamente, sì. Piano. Ragioniamoci. Andiamo con calma. Andiamo il perfav, perché voglio capire una cosa. Voglio capire una cosa. Ovvero, dove e se posso insegnare a Snorlax, grazie a Giacoset che si abbona per l'ottavo mese, grazie a Francis Chicks che si abbona per il settimo, voglio capire dove e se mi è possibile dare sbadiglio a Snorlax. È possibile farlo? Premesso che Snorlax ci tanca bene Suicune. Già, proprio sbadiglio, esatto. È possibile farlo, secondo voi? Cosa ne pensate? Squamacuore con il ricordamosse. Va bene. I'll try. Allora, ah, non volo. Ricordamosse, perdonatemi, c'è accanto? Posso raggiungerlo velocemente da qui oppure no? Ah, diamine, è finito l'hype train.
Ebanopoli, ok, niente. Serve una squama cuore. Dobbiamo controllare come si prende la squama cuore, allora. Tanto posiamo atto. Alla città dell'Ebano e mi sta bene. Ma dobbiamo vedere se è possibile dare, cioè se è possibile prendere una squama cuore velocemente. Grazie a Dratini nel Martini, che sei buona per il quinto mese. Dopo aver assistito al crit di Giga Impatto su Frymory, non mi posso privare della sub. Sono d'accordo. Sono d'accordo, io non mi posso privare di una benedizione alla Madonna del Lourdes, però. Una visitina a Lourdes la farei. Piuttosto Saido, dai ritorno. Sì, ma adesso non ritorno perché ha tipo amicizia zero. Però lasciando perdere il ritorno, ora ci interessa Sbadiglio. Ce l'ha Lubdisk. Allora, dovete contare che non si può catturare un Pokémon. Ok? Non si può fare come farebbe normalmente un comune mortale, ovvero andare a catturare i vari Pokémon che possono tenere la squama cuore. Quello Snorlax al seguito è bello da vedere, assolutamente. Spaccaroccia? A Lourdes vestito da Teletubbies, assolutamente. Staranciopoli. Comunque proporrei di allenare anche Marco per Sabrina e prendere Ambra Antica. Ok, però piano ragazzi, piano. Cattura di Suicune. Dopo parliamo del resto, se no facciamo casino. Furto, ok, ma non ce l'ho furto. Non mi pare di avere la MT. E invece ce l'ho. Chi la impara? Non mi pareva di avere l'MT. Allora, non la posso insegnare né a Sabago né a Rosico. Potrei darla però a Tentala. Detto questo, ok, furto sul Lubdisk. Dobbiamo scoprire dove si trova Lubdisk e vedere se abbiamo qualcuno con insettocchi, ma non credo. Strong, strong. Abbiamo Metapod, che poi avrebbe insettocchi. E mi pare che Butterfree impari effettivamente furto. No, lasciamo perdere il Pokéthlon un attimo. Non abbiamo altri insettocchianti. Lubdisk si trova ad Aranciopoli. Grazie a Rolfo Gomme che sia buona per il secondo mese. Sto ragionando un attimo, datemi un secondo. Io poserei anche Raticate in questo momento. Ah, la squama cuore si trova ad Aranciopoli. Ah, fuck, allora niente. Lasciamo perdere sta cosa che sto facendo. Se ne troviamo una nel gioco, sti cazzi. Se ne possiamo trovare una nel gioco, che ce frega. Allora, via dal palle Metapod, dentro Buffonia, che ci fa da volante. Aranciopoli, bella così. Sì, sulla barca inferiore alla destra Aranciopoli, perfetto. Easy. No, non ho squame cuore, Luca, sono abbastanza sicuro della cosa. Aranciopoli. Arusta, Aranciopoli. Grazie a Sande Marvsha che sia buona per il settimo mese. Ok, andiamo sulla bark. Sì, Frymory c'è rimasto, ragazzi, con un altro crit, l'ennesimo, da parte di queste merde. La barca. Quale barca? Qui? Queste barchine qui? Ah, devo insegnare surf. Attenta col... è anche cascata. Ok, insegniamo il casquet. Dai, tentala. Sì, c'è un calo degli FPS mostruoso. Via limitazione. E dentro il zurfolo. Dell'importante zurfolo. Bella lì. Poi cascata gliela daremo quando serve, eh. Lo so. Voglio usare surf, sì. Eccolo qua. Forse Squamak. No, fortuna Roma. It is not a Squamak. Forse è proprio sulla barca nascosta. Chonchorin. Yes.
prendiamo proprio un pezzettino di schifo, un pattume, lo prendiamo con le mani il pattume dalla barca, lo scrostiamo dalla superficie navale e lo andiamo a dare a un tizio che accetterà questo schifo come pagamento. A noi va bene, a noi va benissimo. Scrostiamo lo schifo, le cozze marce da questa nave e le affidiamo al nostro amico ricordamosse, che secondo me le mangia. Mi piace pensare, prenda questa bella cozzettina che sa proprio di tubo di scappamento, di scorie lasciate dalle navi, di merda proprio portuense, e lui se le mangia. Sì. Sei tu? Casa delle mosse. Grazie a Pero, che sei buona per il sesto mese. Ciao Saito, grazie per la compagnia che mi fate quando le serate sarebbero altrimenti grigie e noiose. Ti faccio il ringrazio. No, non voglio insegnare una mossa eccelsa. Chi di voi ricorda mosse? Secondo me lui, perché c'ha queste bretelle strane, mi sa di tizio che mangia schifo. Oh, è un'autentica cozza. Vuoi che insegni una mossa a uno dei tuoi Pokémon che ha dimenticato? Sì. Big Mom. Impara anche Panciamburo. Allora, in realtà leggevo che impara Curse e forse Curse è la cosa più safe perché ci boostiamo anche le difese. Panciamburo sarebbe Ganza, ma veramente perdiamo metà vita. Quindi per ora gli diamo solo Sbadiglio e gli togliamo blocco, ma dopo Yon, per quanto Yon Panciamburo è veramente pazzo perché noi siamo più lenti. Quindi cosa succede? Che si fa Yon e si incassa il primo attacco. Poi si incassa il secondo e si fa Panciamburo, però potrebbe morirci. No, potrebbe morirci. Yon Curse è fighissima come combo, fanculo. Dopo gli diamo la Curse. Grazie a MarkJuve97 che si iscrive per la prima volta. Grazie, grazie davvero. Via blocco. E gli diamo lo sbado. Bella lì. Sì, lasciamo perdere. Poi se no ci prendiamo un crit dopo Panciamburo e il turno dopo. No, lasciamo perdere. Allora, vediamo un attimo le stats di questo Snorlax che non le abbiamo proprio viste. Fiacca. Perde la sua difesa migliore per boostare la sua difesa meno buona. Quindi non fa schifo schifo, però fiacca è. Ha grasso spesso. Va bene. Non abbiamo sacrificato Fraimory per far creepare Big Mom. Di questo, ragazzi, ne sono più che convinto. Cioè, qui dite il vero. Sono d'accordo. Sono d'accordo, non avrebbe nessun senso il contrario. In Francia a fare da babysitter alla nipotina di 2 anni. Grazie a Dio siete voi che streamate. Bacetti. Allora, non ha di base più def. Esatto, appunto. Mi pare che fosse la difesa invece quella boostata, no? O mi sono sbagliato? Sì, la difesa è quella boostata. In rosso, ragazzi, dovrebbe essere quella boostata. E in blu quella nerfata. Quindi sì, boosta la sua difesa nella quale è meno forte e nerfa quella nella quale in teoria sarebbe più forte. Saido Curse la impara solo tramite breeding. Ah sì? Però leggevo in chat molti che scrivevano di Curse. Sì, Modest sì, sarebbe stato peggio sicuramente. Bene. Regaz. Si vola. Ah no, ma non dobbiamo volare qui. È giusto che essere a Johto. Perché si vola Amaranth. Raga. Yone centripugno. Ha Curse solo tramite accoppiamento? Fidarsi della chat nel 2020. Le parole di Ferdi riecheggiano nelle mie orecchie. Boh, 44 ball, ragazzi, si ammazza prima. Cioè, secondo me si ammazza prima. Però per scrupolo compro qualche altra ultra ball.
Ti confermo che only breeding, mai una volta che mi leggessi quando serve. Scusami, Fe. Scusa. Dov'è il market, raga? Non lo sto trovando. Eccoci. Sì, certo che metto prima rosico. No, le ball sono di qua. Non penso che sia vietato l'accoppiamento in Nuzlocke, eh? Non penso. Boh, 4 Ultra Ball e sono senza soldi, raga. Signori, signori, ci siamo. Un momento di silenzio per la purificazione che potrebbe arrivare, come potrebbe fallire. Ci affacciamo dalla voragine al centro di questa torre che puzza di bruciato e di morte, e vediamo con la coda dell'occhio Ciurrine, il Pokémon che ci ha disprezzati, il Pokémon che non ha accettato la nostra purificazione, ci ha allontanati, ci ha comunicato che in realtà ciò che credevamo di aver acquisito, ovvero una maturità e una coscienza sulla differenza tra il giusto e lo sbagliato, la vita e la morte, in realtà era solo un'apparenza. Suicune ci ha allontanati, non si è fatto catturare, e da allora siamo caduti nel baratro. Da allora abbiamo perso tutti, o comunque la maggior parte, dei membri del team. Abbiamo perso Jarrias, abbiamo perso la Lorella, grazie Falcus, abbiamo perso Entive, quindi un parente, si potrebbe dire, del buon Leone, il cane fifone non ci chiami adesso, un parente del buon Ciurrine. Abbiamo perso Caronda prima ancora. Non si dimenticano i caduti, assolutamente, mai. Abbiamo perso tantissimi grandi e valorosi soldati e guerrieri. Oggi però vogliamo onorare la loro memoria. Ricordo un cartone animato del quale non farò il nome per evitare spoiler, nel quale un personaggio discute con un altro sul valore della vita e della morte. Grazie Mike, che si abbona per il 5° mese. Durante questa discussione si ricorda il personaggio che tanti soldati sono morti, così tanti che sembra assurdo andare avanti con la coscienza che tanti altri soldati moriranno per una causa che non potrebbe essere più lontana di così. Una causa per la quale c'è una possibilità che non venga mai raggiunta. Grazie Amelia. Sono anni che vi seguo ed era ora di ripagarvi per tutto. Tu e Chiara mi siete stati di compagnia e di conforto in innumerevoli serate. Vi si vuole un sacco bene, grazie per tutto. Bacetti.
In quel momento, il personaggio ricorda che è vero. In questa vita, in questo mondo, si muore invano. È possibile morire invano. Perché Freimory è dovuto morire per un crit dopo essersi allenato per giorni e giorni, settimane? Non c'è un motivo. Noi però possiamo trovare un motivo per le loro morti. Noi possiamo trovare un significato per le loro dipartite. Siamo noi. Sono Rosico, Sabagu, Raiko CD, tutti i soldati rimasti in vita. Possono dare un senso alle migliaia di morti, ai tanti corpi immaginari sui quali deve posare i piedi questo team per trovarsi nel luogo in cui è adesso, davanti a questo Suicune. Alezzante si abbona per la prima volta. I soldati si trovano in questo momento davanti a Suicune e hanno due possibilità. Combattere contro Suicune e avere paura della morte, avere paura del fallimento, oppure combattere contro Suicune e sapere che eventualmente nella morte troveremo il significato della dipartita degli altri. Noi non abbiamo paura di morire questa sera. Noi questa sera, con il sangue e con il sudore, ci prenderemo quello che è nostro. E quello che è nostro non è la cattura di un leggendario, non è un Pokémon livello 40 in squadra, non è uno strumento per le nostre battaglie. Noi stasera ci riprendiamo l'onore dei caduti, ed è per questo che non abbiamo paura di Suicune e della sua cattura. Noi siamo guidati dalle lacrime. Ed è per questo che in questo momento la squadra comprende il vero significato di questa run. La purificazione non è catturare Suicune. La purificazione non è impadronirsi di questo leggendario. La vera purificazione è lasciare andare chi non c'è più. Rosico, non abbiamo più paura, Rosico. Mordi. Non abbiamo più paura della morte. Non abbiamo più paura della morte. Rosico morde ancora. La pioggia
cade e busta gli attacchi. È il momento di non rischiare e mandare Big Mom. Rosico torna indietro. Entra dentro Big Mom. La squadra trattiene le lacrime per la morte di Freimory e di Caronda, avvenuta per mano di un simile di Big Mom. Ma ora sa che in Big Mom ha un amico. Un'amica, anzi. Una compagna di viaggio. Con la quale comprendere il significato della vita e l'importanza ancora più grande della morte. Arriva la nebbia. Lo stage, ragazzi, è incredibile. Siamo avvolti nella nebbia mentre piove dal buco in cima alla torre. E continua a piovere. La pioggia si confonde con le lacrime della squadra. E noi proviamo una prima ball di circostanza. E la tiriamo addosso a Suicune. Suicune non entra. Cerca di evocare una nebbia, ma la pioggia cade e Suicune si addormenta. Un'altra ball. Andiamo. Tiriamo questa seconda ball. Suicune non vuole entrare. Suicune non ci sta a essere catturato. Smette di piovere. Andiamo di Ultra Ball. Cerchiamo di essere meritevoli di Suicune. Ma Suicune esce, nonostante l'addormentamento, e si sveglia e cerca di evocare nuovamente la nebbia. Big Mom, intanto, in mezzo alla nebbia, tira uno sbadiglio. E noi approfittiamo dell'assenza della pioggia e rientriamo di rosico, signori. Suicune riutilizza la nebbia, ci avvolge e non ci fa vedere bene, ma cade nel sonno profondo. E adesso rosico morde ancora un Suicune dormiente, lo rosicchia. Ancora un'altra super zanna. Ricolpiamo Suicune. Suicune si sveglia e fa piovere. Rosico deve fuggire. Big Mom, di nuovo lo switch. Suicune prova a far piovere nuovamente, ma sta già piovendo. Chissà, forse Suicune a voler nascondere le sue lacrime nella pioggia. Forse è Suicune che piange ogni giorno per le morti che avvengono in tutto il mondo Pokémon e che nessuno può evitare. Big Mom mangia, si riprende. E noi tiriamo la nostra solita ball di circostanza. Arriva la Ultra Ball. Chiude Suicune dentro. Nessun tic, signori, non ha mai fatto un tic questo Suicune. Prova la raffica. Ma Big Mom ben regge tranquillamente. E c'è serenità. Nel campo c'è serenità. Ed è assurdo. Perché quella stessa lotta che ci ha portati ad essere così ansiosi e che ci ha gettati nel baratro della sconfitta e della morte e della perdita, adesso ci trova sereni. Adesso non abbiamo più paura. E senza questa paura, l'assenza di tic non fa male. Ed è proprio mentre lo diciamo che la ball comincia a ticcare. Ed è proprio mentre lo realizziamo che la magia di un Suicune, che non voleva mai farsi catturare, comprende che siamo meritevoli di lui. Ed è per questo che con la serenità, che con la calma, in una piena filosofia cinese nella quale è farsi trasportare dalla corrente e non opporre forza contro di essa, che viene permesso il raggiungimento dell'obiettivo, Suicune in pochissime ball
sotto una pioggia che spero lavi via i nostri peccati. Entra. Signori, siamo purificati, calmi, sereni. Come il pelo dell'acqua. Come il pelo dell'acqua sul quale cammina questo Pokémon. Eravamo maremoto, ora non lo siamo più. Ora siamo piani. Ed è per questo che Suicune decide di entrare in squadra. Un Pokémon che corre in lungo e in largo. Si dice che ogni volta che appare soffino i venti del nord. È proprio vero. E in questi venti del nord avvertiamo le voci di tutti i Pokémon che non ci sono. Come chiamiamo il nostro Suicune? Pantarei è molto bello. Grazie Alexio 5 che si abbona per il settimo mese. Il mio compleanno cattura di Suicune e rinnovo abbonamento. Meglio di così non si può. Se Lapras era Caronda, ok. Pantarine. Zen. Virgilio, purrine. Pantarei è molto bello, eh. Vabbè. Ci sta, ci sta. No. Lo abbiamo preso, ragazzi. Lo abbiamo preso. E ho anche storto tutto. Lo abbiamo preso. E adesso la nostra squadra è quasi al completo. Bene. Bene così. Anche Osiride ci stava. Sì, ma mi piace Pantarei, mi piace molto. Adesso, signori, andiamo innanzitutto a prelevare il nostro ciurro, che si chiama adesso Pantarei, ma comunque per me è ciurrine. Quindi andiamo a prenderci ciurrine. E dobbiamo ritornare innanzitutto a Kanto. E adesso atto per Palcento. Ma io vi direi atto per innanzitutto di livellarlo con il condividi exp. Perché ho fatto questo? Vabbè, sì, in realtà ho fatto bene. Ciurrine detto Pantarei, mi piace. Dicevo, atto per in realtà lo cercherei di catturare con ora ve lo dico. Con di livellare, perdonatemi, con il condividi esperienza. Perché secondo me Snorlax, la palestra di Sabrina, la gestisce tranquillamente. Non so voi che cosa ne pensate. Secondo me è fattibile. Diamo solo un'occhiata un attimo al moveset. Pantarein. Allora, fatemi un attimo dare uno sguardo allo movesetto del ciurro. Del ciurro.
togliamo il zurfo, gli togliamo il nebbia, direi. La regna la possiamo tenere per ora. Non è una gran soluzione, però ora guardiamo anche la natura. Cos'altro abbiamo? Il mulinello eviterei. Esplosione. Drago Pulsar la impara? Non credo, però mi piace di... Che natura ha? Non ho visto. Ah, bold, perfetto. Bella bulky. Raggio scossa non penso proprio che la impari. Gli schermi che abbiamo... Che abbiamo preso? Oh goddo. Oh goddo, ragazzi. Screener Suicune. Spacca, eh. Screener Suicune con mossa ghiaccio e mossa acqua. Calmind la impara per livello? Ah, Scream Lucian la impara. Fuchk. Vabbè sì, Raikou impara riflesso, però sinceramente darei a Suicune un riflesso, che è un Pokémon bulky e quindi molto più capace di settare una roba del genere. Hieloraio dobbiamo trovarlo. Allora, intanto togliamo Raffica, che è indecente. Ok, Raggio Aurora ancora si può vedere, ma Raffica. Calmind 78. Raikou ha riflesso, Aridaglie, ok. E Raikou è un Pokémon che setta riflesso in maniera molto meno serena di Suicune, perché è fragile. Giga Absorbo non penso proprio che la impari. Geloraggio al casino. No, non ci mettiamo a fermare al casino. Ovviamente non impara. Rocciotomba, furto, forza segreta. Qualsiasi cosa fisica non ha senso. Bullo. No, è una Nuzlocke, proprio no. Retromarcia. Mulinello. Cascata. È fisica cascata, capito qual è il problema? Probabilmente la impara. Però non mi metto a dargli cascata. No, 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 Simo Sharky, l'avevo già detto prima, l'avevo proprio detto 5 secondi fa, sapevo che Raikou avesse riflesso, ma è una mossa che spero di togliere il Raikou il prima possibile, mentre Suicune la fa, la piazza agilmente. Ora, piano, 110 di difesa speciale al 50 non è tantissimo, contando che Churrinez c'ha 100 di difesa al 40. Secondo me questo Snorlax non ha una difesa speciale ottimale. Potrebbe avere... Ok che c'è la natura nerfata, ma al di là di questo, secondo me non ha le IV buone lì. Secondo me sono davvero troppi pochi. O sono tanti quelli di Suicune, proprio. Geloraggio ad isole spumarine. Ok, quindi gliela daremo, perfetto, bene. Sì, metto Snorlax, fe. Tanto non è evzato. Quindi dai, è proprio come mamma l'ha fatto al 50. Isole spumarine, quindi potremmo andare verso Blaine, volendo. Che dite? Esatto, Suicune vince facile contro Blaine. Secondo me ci devasterà il mondo. Cosa, Marcolino? Cosa ci devasta il mondo? IV 2021, 24-25, 2-3. No, aspetta, PS, attacco. Difesa speciale. No, difesa speciale 16-17, ok. Pensavo meno. Grazie a TF912 che sei buona per il terzo mese. Buone le IV in attacco, però, 24-25 sono molto buone. Sabrina ti dà Calm Mind, davvero? Sabrina dà Calm Mind? Cazzo, se Sabrina va Calm Mind è goloso, eh. Però confermatemelo. No, ok. Perché mi date false speranze? No, da baratto, che schifo. Ok, allora nulla. E allora mi devo accontentare di andarmene alle spuma. E quindi prima a Fuxiapoli, giusto? E poi alle spuma. Ok, allora Koga, prossima fermata. È deciso. Koga, prossima fermata.
Koga, prossima fermata. Mettiamo dentro. Atto, per... grazie Simone C02 che si abbona per il secondo mese. Ciao Sadio, complimenti per tutto quello che fai, per l'allegria che ci regali ogni giorno. Finalmente sono al secondo mese di sub, ma ti seguo dai tuoi primi video su YouTube. Grazie di tutto e viva Team Seidonia. Grazie mille, grazie. Fatemi prendere l'atto. In terza e settima gen. Cazzo. Cazzo. Niche post. Facciamo del cauto assolutamente. Del crauto. Ma ricordiamoci che insomma l'attop deve livellare. Allora, alle spumarine ti bloccano da Fucsiapoli, devi passare da Biancavilla. Vabbè, in ogni caso io voglio passare da Fucsiapoli a questo punto. Uno starter da Oak, a che livello arrivano gli starter? Come mai Bulbasaur no? Reitero, a che livello lo starter? Perché atto per lo livello dal 7, ma... voglio metterlo davanti al 5. No, ragazzi, un altro Pokémon così basso non ce la posso fare. Ce l'ho con DVX, ma vorrei provare... avendo Snorlax davanti, potremmo provare lo switch and enter per un po' di lotte e fargli prendere più della metà dell'esperienza. Fuck, non ho taglio. Dai, Atop. Atoperp ha due livelli in più. Ok, però o il livello Atoperp o il livello Bulbasaur. E secondo me Atoperp se lo merita, ragazzi. Raga, non ne prendiamo una giusta oggi, no? Davvero, sì. Credo spezzi l'exp comunque, non dovrebbe dargli di più? Se non sbaglio, se tu partecipi senza il condividi esperienza, cioè, perdonami, partecipi nella battaglia con il condividi esperienza, prendi tre quarti, mi pare. Sì, gli dà di più, ecco, ricordavo anch'io. Loro li avevano fatti, sì, per prendere ciurrine. Ci eravamo fermati proprio in questo percorso nel quale appariva ciurrine. Eccolo qua. Ecco la squadra che ho formato con tanti Fra! Non hai un cazzo di idea di che cosa voglia dire formare una squadra con tanti sforzi. Non lo sai. Credimi. Meno uno. Ok. Direi di mandare in campo Sabago. Pantarei mi ci muore un attimo lì davanti. Cioè, ora non muore da Bulbasaur, gli può fare anche da Giarola, però. Per prendermi seme bomba, vedermi crittare ciurrine e... insomma, perderlo... no, perché ho fatto breccia? E perderlo così... dopo tutti questi sforzi direi proprio che non è il caso. Probabilmente gli avrei fatto lo stesso danno. Oddio, no, forse l'avrei ammazzato con un bartiglio. E con un terremoto. Gli avrei fatto per uno uguale, però tanto non mi fa niente. Let's go. Però non gli ho dato il condividi. Sono un cretino. Non gli ho dato il condividi esperienza. Atto per fa l'8. Atto per fa il 9. Atto per impara mosso. Ragazzi, switcho atto per... scusatemi per questo allenatore, ma c'è da dire che tanto gli starter non hanno tantissime esperienze da dare, quindi sti cazzi. Squadra full, esatto, il Violite. E Squedo, vabbè, gli facciamo zuffa perché vogliamo proprio picchiarlo malamente. No? Adesso vediamo il condividi Xup, eh. Però avete visto, non hanno praticamente niente di esperienza. Sbanibano. Very good. Ah! A max airstream. Sicuramente. Allora, il condividi Xup dovrebbe stare qua. Derridiv. Bella. E siamo pronti a livellare Atop.
Go Attop. Sono contento di portarmi dietro Attop. Il mio sogno è di volare con i miei Pokémon uccello. Vero Marco, ti senti più sereno dopo la purificazione? Anch'io. Ringo manda in campo. Il verso di Attop è Attop. Ok? Vi faccio anche proprio l'SMR. Attop. Ok? Lo avete chiaro? Come fa il verso? Ma andiamo a capire. Attop. Lo rifaccio, certo. Attop. Allora andiamo. Onda città. Lo distruggiamo. Ragazzi, ma per la purificazione riusciamo ad arrivare a 500 sub? Is possible, secondo voi? Siamo a 451. E io abbiamo ancora un'ora di live e io ci voglio credere. E io ci voglio credere. Ogni volta che fa un livello... Ok. Mamma mia, livello 44. Questa è tanta ex per... Attop. Perché mi fa ridere. Ok. Certo, Attop come frase del raid is possible, assolutamente. Attop. Cosa vuole imparare? Non ho letto, scusate. Bagliore, ma assolutamente sì, via il Fulmisg. Ragazzi, è il nostro utility mon Attop. Perché non l'abbiamo livellato? Entra, paralizza. Ma è fortissimo. Attop. Grazie a Sborrino che siamo nel terzo mese. Bella Saido, piccola curiosità. Quale a tuo avviso è la migliore serie TV nel campo delle soundtrack? Personalmente Mr. Robot the best. Allora, intendi soundtrack originali o soundtrack anche semplicemente piccate da altri album esistenti? Perché Mr. Robot spesso usa comunque anche canzoni che già esistono. Bellissima comunque la colonna sonora di Mr. Robot. Grazie a Enriquez che regala due sub a Savas Avalanche e Umbreon91. Cazzi tuoi che preferisci fare power play piuttosto che meme play? Cosa? No, non ho capito cosa c'è. Ah, cazzi miei, nel senso che non dovevo... che non dovevo prendere atto per, cioè avrei dovuto mettere atto per fin da subito. Dicevo, forse migliore colonna sonora che mi è piaciuta di più, credo in realtà che Better Call Saul mi piace un casino. Grazie a Salazar della Flame che siamo per il terzo mese. Ora Saido, finalmente riesco a condividere un messaggio. Nulla di che. Volevo ringraziare te, Chiara, per riempire le mie giornate con i vostri splendidi video e live. Spero di riuscire un giorno a partecipare più attivamente nei live. A presto. Mua. Bacetti. Ok. Ragazzi, ho un segreto da dirvi. Non ve l'ho mai detto, ma è arrivato il momento di confessare. Entriamo. Cioè che poi come fai a reagire, no? È una cover, ragazzi, non mi possono strikare. Non ho preso la canzone originale. Ragazzi, si chiamava Tatusto, tizio, ma che vi devo dire? Attop. Eh sì.
non erano veramente lesbiche. Già. Notizia recentissima, tra l'altro. Lotta in doppio. Non può. Cioè, sì, posso. Però fatemi mettere. No, non ho più la combo terremoto e levitazione perché Lorella è morta. Sto pensando. Lead, vabbè, mettiamo due Pokémon che fanno male. Dopo ci mettiamo Big Mom. Dai, cominciamo. È il momento della pratica. Già, non erano... per chi non lo sapesse, vedo che qualcuno fa domande. Le tattoo... Momoba, è mito? Dicevo, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, le tattoo sono un gruppo ormai non in attività che è diventato famoso con una canzone in particolare, quella che vi ho fatto sentire, che si intitola All the Things She Said. La canzone fece scalpore perché nel video le tattoo, ovvero queste due ragazze, si baciavano proprio nel video in maniera anche piuttosto passionale, ed era uno dei primi video passati in rotazione su MTV con un bacio omosessuale. Di conseguenza, e in realtà, ragazzi, questa cosa del bacio la portavano anche come dire simbolo dell'esecuzione di All the Things She Said anche in live sul palco. Tant'è vero che, lo ricorderete forse, i più vecchi sicuramente lo rammenteranno, il bacio saffico avvenne anche al Festival Bar, e quindi un momento assurdo per la televisione italiana all'epoca, nel quale due donne si baciavano sul palco del Festival Bar. E ovviamente nella più totale della sorpresa da parte di tanti membri del pubblico, sia presente fisicamente che da casa. Di recente, ma qualche mese fa, è venuto fuori che in realtà le tattoo non sono mai state lesbiche. Una, se non sbaglio, è semplicemente bisessuale. L'altra non solo è eterosessuale, ma ha anche fatto delle dichiarazioni omofobe. Quindi hanno dichiarato che la trovata del bacio era semplicemente una strategia commerciale richiesta da parte del manager delle tattoo, che voleva spammarle in TV attraverso un atto molto 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 forte che facesse discutere la gente. E non si può dire che abbia avuto torto. Il bacio saffico delle tattoo ha effettivamente, secondo me, ha avuto grande peso nella loro scalata verso il successo e la fama. Assurdo però il fatto che una delle due fosse addirittura omofoba. Niente, vi ho fatto questo momento di cultura generale. Non una bella cosa, no, assolutamente. Attraverso un atto. Poi sono sparite. In realtà hanno fatto un'altra canzone. A me piacevano abbastanzina, se devo essere sincero, entrambe le canzoni. La prima era All the Things She Said, la seconda, con la quale erano andate molto forte, era They're Not Gonna Get Us. Non ricordo se il titolo sia They Are Not Gonna Get Us o direttamente They Not Gonna Get Us. Una canzone meno brillante, indubbiamente, della prima, ma comunque piacevole, secondo me. Comunque ascoltabile. Se non mi ricordo male, ma potrei sbagliarmi, nel titolo di Not Gonna Get Us, nel video, perdonatemi, Not Gonna Get Us, mi ha abbassato la difesa. Ok, ma io potrei andare il Giga Impact su Sandslash. Qui andare di invertirli, se no faccio così, faccio Giga Impact su Roselia e Zuffa su Sensei. Dicevo, perdonatemi, nel video di Not Gonna Get Us praticamente oh fuck, vabbè, meno uno, nessun problema, però cioè mosse terra, quindi. Però pensavo morisse. Radicati. Nel video, se ce la posso fare a finire questa frase, di Not Gonna Get Us, stavano in piedi su un camion le tattoo. Io ricordo questo. Poi ditemi se effettivamente era così o è un Mandela Effect.
ovviamente veleno punto. Ah, mi pare che stessero in piedi su sto camion a cantare. Io questo mi ricordo. Con la neve che scendeva, sì, forse? Ah, erano in treno? Ma non cantavano in piedi comunque a un mezzo di locomozione? È treno, camion, siamo lì. No, no, ma infatti, ora non ricordo precisamente cosa fosse, però ricordo che erano su qualcosa. Non era All About Us? All About Us mi piaceva meno. Confermo, ero il camion. Grazie Arjas, che sia buona per il quinto mese. Bella Saido, sei un grande, grazie. 457 sub, meno 43. È possibile, io ci credo alle 500 sub. Io ci credo, raga. Io faccio del crederci. Poi fate voi. Allora, Baribaru ci richiede l'andare via. Il levarsi dal palle. Ma io farei un altro Giga Impact, sinceramente. E qui facciamo il levo dal palle. Fossimo dei fighi, metteremmo Attopert. Ma non me la sento. Non posso rischiare la vita di Attopert per questa minchiata che mettiamo Raikou. Va, addirittura. Crit. Vabbè, qui Giga Impact e arrivederci. Al 39 Giga Impact non lo regge neanche pregando. Proprio neanche se si mette qui a fare please understand. No, it can't farcela. No, non gli diamo niente a Top. Voglio che tenga le vecchie, sì. Voglio che tenga strette le anziane signore. Comunque, vero che vi sto facendo della storia incredibile con queste tatose. Troppo trip, troppo trip. Ok. No, non ti voglio dare il numero di telefono. Allora, datemi un attimo per fare un cura totale. Basta un cura totale, davvero. Un cura totale. Benissimo. Un ptpual rapido. Ci siamo. Let's go. Di che scuola sei? Della scuola della morte. Questa è la sfida di Teddy. Teddy Daddy. Prendi tempo. Ragazzi, secondo voi è affrontabile solo l'altro per... Posso chiedervi un hive? Se... No, forse non ce l'avete un hive. Perché secondo me di lui non ha attacchi per ucciderci Attopert. Grazie a Arians, che si è buona per l'undicesimo mese. E a Emanuele Palmieri, che si è buona per il terzo. Anche questo mese non potevo che scegliere voi. Grazie mille, grazie. E Alex Kug aveva effettivamente un Aiva. Ma non mi sa che non avevano Aiva a disposizione. Ok, Aiva. Quanti ne avevate? Ah, intanto salvo. Tanto al massimo non uso sto salvataggio. Sì, fra, c'erano a posto. Ragazzi, provateci. Non è sprecato, credetemi. Non è sprecato. Secondo me Attopert può battere. Che cazzo è mossa? Veleno spina. Ragazzi, può battere Budio. Provateci. Ha grittato facendo il culo con una turfanza. Questo era un segno del destino. Ragazzi, non vi decurto altri hive. Anzi, facciamo così. Fermo tutto, questo ve lo regalo. Faccio finta di non l'abbiate usato. Ok, era un'idea di merda mia. E me la rimangio. Grazie per avergli dato. Per avergli dato. Ma non con 30 livelli, cosa ci aspettavamo, no ragazzi? È quello.
È che non mi aspettavo terremoto. Che cazzo, terremoto. Ne valse la pena per ridere, sono d'accordo, ragazzi, è stato veramente divertente. Porca troppo. A questo punto vorrei salvarlo e stare molto seguito. Ma poi che mossa ha Budiu per battere Atopep? Terremoto. Ma che cazzo. È già veleno sto coso. Boh, gli faccio zuffo. Che cazzo vuole? Forza Atopep, c'è un sondaggio. Sì, sì. Forza uguale Cucco Crit. Non so cosa sia questo sondaggio, ma va bene, ho votato. Madonna ragazzi, che ride. Che ridere. Ok, Atop fa il 18. Atop. Teddy Scolaro, Teddy Daddy. Teddy Daddy Lady Duty. No, lei rimarrà per sempre unbeaten. Bene. Veneno! Può vincere questa sfida secondo voi, Atopep? Un terremoto. Questo. Ragazzi, ho rischiato. Il crit ci avrebbe ucciso. E no. Non sono in grado. Ragazzi, atto per piacere rischiare. Penso che lo ucciderò. È stato incredibile provare. Ciurrine. Adesso ci avvelena. Ragazzi, cosa sta succedendo? Cosa sta succio? Cosa succio? Flashback del Vietnam. Cosa succio? Bene. Ragazzi, meno 41 sub alle 500. Io ci credo. Ma abbiamo catturato in questo percorso? No. Vediamo cosa troviamo. Vediamo cosa troviamo. E Nidorina era la cattura. No, ce l'abbiamo già. Lui no. Banino non ce l'abbiamo. Nidorina lo dava catturato, ragazzi. Come poteva essere la cattura? Io tiro una ball, raga. Secondo me anche Raggero era lo stand. Grazie a Batch Demon che sia buona per il secondo mese. Ah, top. Ci riprovo, se no gliela tiro. Gli tiro magari una ultra. Ok, vi racconto la lore un attimo di questo Pokémon. Allora, questo Nidorino è un terrapiattista. È un terrapiattista e per questo viene sbeffeggiato dagli altri Nidorino. Direi anche hanno delle giuste motivazioni per farlo. Però è terrapiattista ed è alla ricerca di qualcosa che lo sorprenda, ok? Che gli faccia cambiare il suo, come dire, punto di vista della vita, che per lui è troppo banale. Quindi
Per questo Nidorino la realtà sensibile è troppo scontata ed ecco perché finisce per credere a cose come la Terra è piatta pur di essere sorpreso da una realtà che lo annoia. Quindi noi vogliamo cercare, catturandolo, di lasciarlo nel box per sempre, però al di là di quello, di dargli una prospettiva della vita un po' più colta della Terra piatta, ma ugualmente sorprendente. Come lo chiamiamo? Albino. Albino, quello lì, Albino è quello lì che fa i libri. Sì, Albino, mi piace. Visto che è Nidorino. Albino Saido, sì, ci sta assolutamente. Ha senso. Baneno. Ciurrene. Ammazziamo, Cazzo, quanto buco. Quanto buco il Guegzaio. Anche Guegzaio, se solo non ci fosse morto Ok Booper e se solo non avesse sacrificato Ok Mother, poteva essere una valida alternativa. No, è vero, non ho più 8 per davanti, scusatemi. Ora lo rimetto. Perché volevo fare la cattura. Let's go. La mia materia preferita è la ginnastica. Billy Ballo vuole lottare, manda in campo Barassic. Secondo me possiamo batterlo. Grazie a Nodacci 23 che si abbona per la prima volta. 461 sub. Meno 39, signori. Si viaggia. Allora, Barassic. Lo tiriamo giù anche lui di Sabago volendo. Ma potremmo mandare un Rosy. Forse Raikou CD. Però Pantalei no, perché ho paura di roba erba. Sabagulo ben regge, però gli fa un bertiglio. Rosy con i switch in non è un gran Pokémon, ma è anche vero che Parasect è a meno 1. Dai, proviamoci. E non ce l'abbiamo il rossalto, Marco. È tornato più 0. Io spero che non abbia attacchi speciali, ragazzi. Ok, ha deciso di essere un imbecille e boostarsi due volte. Bella lì. Ok. Sbanaba, non è. A top. Bella. Baliwhirl. E a Baliwhirl cosa gli facciamo? Un'altra fozza? Però potrebbe avere Mosselot. Evito di fare cappelle e mando il sub. Non mando ciurrine perché cosa gli facciamo? Fa schifo sto tizio. Io vado con lo zuffo, raga. Vado col... Pam. E arrivederci un danke. Pesetto de grazie, Pesetto de grazie di quello buono, Di quello che... Ok. Mi arriva una zuffa. Mi arrivano tanti calci nel muso. Che lo faccio trasformare nel dolore. Lo faccio trasformare nel male. Sbido. Bella, atto al 20, ragazzi. Vuole impar- grazie al Casar che si abbona per la prima volta. Non voglio che impari acido. Già. Grazie mille. Grazie mille, 462 meno 38. Come ho potuto perdere? Sì, invece il numero solo voglio. Sì, assolutamente. Mi sta simpatico lui. Banning tantin. E atto è al 20, era al 7, ragazzi, quando l'abbiamo preso, Era al 7, atto. Altro che... Non dimentichi niente.
Ragazzi, se non è purificazione questa. Egli. Secondo me possiamo batterlo. No. Metto il sub, non mag. Fortissimo. Questo è l'effetto. Metto il pugno. Faccio max uso, sì sì sì. Ora metronomo e aeroblast. E bippi. Let's go. Si fa il conchino. Il conchino. Buono il conchino. Ok. Bella lì. Non posso chiedere il numero Egle a quanto pare. E c'è un altro doppiello. Intanto facciamo una prepotta. Che in doppio. Siamo le gemelle Ela e Nena. Ok, non si può sapere chi è chi. Bene. Ela e Nena gemella. Vai Guexaio e Guexaio. Grazie a Ragot che si abbona per il 31esimo mese. Fuck, non riesco a capire chi è Guexaio e chi è Guexaio. Ma tra l'altro è veramente... Grande Lando che si abbona per il 22esimo mese. Buonasera giovane, sono mesi che non riesco a guardarmi una live, ma almeno tengo sempre attiva la sub per non far mancare il mio piccolo supporto al vostro meraviglioso lavoro. Un abbraccio, grazie. Grazie davvero. Qui gli fa le brecce, ma... Ma sto pensando se... In realtà forse la cosa più safe. Vabbè no, Pantera io avrei già preso. Qui devo fare la breccia, ma non basterà assolutamente perché. Giurrine. Bella. Uno fa pioggia danza, l'altro farà una mossa acqua, quindi. L'altro è un cretino, ok. Allora noi vi direi andiamo a fare il raggia qui e qui la breccia numero 2, così che il tizio boostato in Defsp se ne vada alla Maizons. Y pose. Sempre. Sempre Y pose. Abi. A top. Bella. Facciamo anche il raggia che... Male non ci fa assoluto, ma proprio assoluto. Ciao Stegio, grazie al Golden. Io gli farei una breccia che secondo me basta. Secondo me fa il basto. Fa il bastello tattichello, sì sì sì. Si fa anche il raggio. Praticamente cosa ci manca? Ci manca Nena ha perso e l'ha perso. Cosa ci manca? La palestra di Fuxiapoli, quella di Blaine, quella di Sabrina, quella di Brock. E basta? Le altre quattro le abbiamo fatte? Stanno in tanti. Ah, blu. Un po' per su. Forza cari, è ora di scendere in campo. E let's go. E let's go, io qua sto. E let's go. Miar. Secondo me possiamo batterlo con acqua. Ricordatevi che un tempo Primary era al 26. Blu sarà un massacro. A che livello ce li ha blu? I Pokémon. Raga. Sessanta sì, è probabile. Ora ci manda in campo il Lumise. Bobogeo. Thank you.
Gulello. Ci confonde. Però vabbè, sono abbastanza sereno in realtà. Una self hit in realtà posso prenderla. Ma non la prendiamo, ma non la prendiamo. Ma non ne facciamo il prendo alcuno. A posto. A 55-60, vabbè dai, fattibile. Fattibile. Abbiamo fatto di peggio, ragazzi, secondo me. A top. Adesso è un attop un po' più importante. Let's go. With the attop. Bada che attop. Bada che attop. E vuole imparare lo sgrano. Mamma mia, certo. Certo che voglio, via. Avvolgi, botta, che non serve proprio a niente. Ce l'ha Gangshot, non mi ricordo neanche se esiste Gangshot in questa generazione, mi sa di no. Ok, qui c'è un altro trainer, ce ne sono diversi ancora da fare. Io vi direi che praticamente finiamo i trainer e stacchiamo. O forse facciamo la palestra anche, non lo so, vediamo. Lottiamo, yuhu, non perderò di certo, ma certo. Ma mi sembra chiara sta cosa, bro. Mi sembra chiarissima. Tutto! No, un po' meno di mezz'ora. A tutto lo stronchiamo con Rai. Dovrei essere più veloce, faccio riflesso. Tanto fallisco comunque. Lettato! Lettato! Let's go. Cos'è il backsprite di Atop? Non l'ho notato, ragazzi, scusate, mi l'ho switchato talmente velocemente che non ci ho fatto caso. Bella lì. Arrivederci, grazie Roli. E Atop fa il 23. Fino ad allora solo... ok, quindi c'è Gangshot. Fino ad allora solo acido come stab e veleno. Oh ragazzi, sto qua sono pericoloso, eh. Però dovrebbe morire, che si conosce. Ragazzi, sarebbe stato estremamente pericoloso sto merdo se avesse attaccato. Ma veramente tanto. Ma veramente tantissimo, ragazzi. Dobbiamo batterla quella lì, mi sa di no. Intanto vado, che mi rispondete, vado a fare Franco. Però mi pare di no. Ah, dobbiamo batterla, ok. Pippo! Ragazzi, Dio Gesù, non abbiamo Lorella. E si esplode. Vabbè, se esplode, minchia, cioè, Sabagu 12 livelli sopra non muore, almeno uno. Karkarma anche lui, sono d'accordo. Karkar con un piccolo pezzo, piccino, no, non così grosso, piccino, ma ci vuole di duedo. E si recupera. Let's go. E si fa il 24. Allora, questi sono tutti duedi. Secondo me questi sono... Questa è una... È un plotone duedico. È un duedico plotone. Ora che ci penso, abbiamo fango bomba per Atop. Come MT. Se sì, gliela diamo, perché se la impara al 56 la prima mossa, una stabellina la vorrei. No, che c'è anche male. Più che calcar 2 edo sono calcar 4 edo, sono d'accordo. Però no, perché c'è anche male.
sto tizio gira con le granate in tasca. È un bombarolo. Gani bambani din. Perché aveva Magnemite e Magneton ma non non Voltorb e Electrum? Voltorb e Voltorb di nuovo. Let's go. Ah, l'abbiamo data a Lorella? Fuck. Ripe. Pippo, avevi giurato di smettere. Sono d'accordo. Quando c'è il sole i bambini vogliono giocare in cortile invece di studiare in classe. Sì, invece quando ci sono le nuvole vogliono studiare, Debbie. Secondo me non ha mosse Sankern per ucciderci. Ragazzi, quanto ha di base stat Sankern? Mi pare che abbia niente tipo valori negativi, a 30 in tutte le stats. Secondo me lo batto. Vabbè, non rischio ragazzi, non rischio, voglio proprio vedere che avrebbe fatto. Ora, abisso, terremoto. Mi dovevo fidare. Si è fatto male da solo, non si può, solo al potere. Povero Cristo. Bling bling. Voleva togliersi da solo la Sasha. Grande Attor. Grazie Attor, fa quasi 30, eh. Babon. E vabbè, questo lo devastiamo. Lo devastiamo proprio. Aveva rimonta? Davvero? Periculo. Potremmo continuare a ripassare insieme. Ho visto tante cose iniziare così. Con la prof che fa... Potremmo ripassare insieme, se mi serve ti chiamo. Tan 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 tan. Amico amico. No, anche Frank vuole combattere. Hai dei Pokémon? Fammi vedere. Vabbè. Sishi, che nome è Sishi? Grande atto. Quasi al 38. Ma ancora Sabago. Abbiamo livellato Sabago praticamente per tutto il percorso. Continuiamo. Mi confonde. Che mi fa un po' male al palle questa strategia. Che Stab sto dicendo. Non fa niente. Sab ti prego. Sab! Ragazzi, se Sabago non mai è sopravvissuto alla Lega da solo davanti a Lance e muore da spinda, io faccio l'incazzo. Fat la breccia. Anzi, Sab stava rischiando la vita, eh? Sab stava veramente rischiando un'esistenza di sofferenza. Bulbit. Perché ho fatto breccia, va bene un po'. Avrei potuto fare un brush. Crit, raga, crit. Coppino nacional.
Coppino forte, Coppino podero. Un Sabag morto uguale un arrabbio, esatto. Bella. Penso di aver finito il percorso. No. No. Buono, tantissimo. Andiamo alla torre radio di Lavandonia per fare studi sociali. Ora quant'è? Però da tagliare tutto. E anche le parti sbagliate. Ah. Quanto viene? Secondo Chiara il video di domani sarà tra i 35 e i 40 minuti, ragazzi. Vi avverto. Direi che possiamo mettere safely Sabagu. Spadun si pensa. E io andrei a fare una breccia. Una breccia serena, una breccia tranquilla. Non è un memoride, no, no, no. Tanto basta anche se poco efficace. Bella lì. Ok. Scolaro manda in campo Weeping Bell. Bene. E cosa abbiamo come Weeping Balls? Potremmo fare un tattico terre, così li facciamo per uno stavolta. Oh no, non è intenzionale. Forse l'ho spostato prima per sbaglio. Non devo essere poco più in alto. No, 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 avete ragione, ecco fatto. Ora sono dell'altezza giusta. Sì, è bello, ma a me piace il backsprite di Atop. Sembra che non abbia la mascella di sotto. Cioè, sembra che non abbia la mascella. O mandibola, mi confondo sempre. È la mascella. Let's go. Ah, ok, allora mandibola, ho sbagliato. Tutto smascello. Ragazzi, mi ha fatto sonnifero questo bastardo. Però non penso che abbia tante option per ammazzarmi. Aereo assalto. Mi confondo. Dai, fra. Aereo assalto. Ok. Ho sempre paura che tirino fuori la coverage della vita. Mascibola. Dai, Sabagu. Ma vuoi proprio morire oggi? Vuole morire. Comunque Victreebel che ci addormenta e poi frusta, ne sa, eh. Max Extreme. Diventa Dynamax. Non sappiamo come, ma succede. Ok. Bloop, bloop. Let's go. Sei terribilmente in gamba. Ti faccio il ringraziamento. Fine. Finito il percorso. Finito il percorso, raga. Siete d'accordo che è finito il percorso? Finito il percorso. Baninani, naninani. E siamo arrivati a Fuxiapoli, signori. Ragazzi, non me ne vogliate, ma visto che siamo a 944, siamo scesi un pochino alla fine della live, giustamente perché c'era un percorso interminabile, quasi vi direi che io la toglierei qua, la live. La staccherei qui. Perché abbiamo fatto quello che volevamo fare. Abbiamo catturato Ciurrine, abbiamo fatto sto percorso, abbiamo portato Atop al 26 o 27. Quindi secondo me possiamo ricominciare serenamente lunedì con capo palestra e percorso di sotto. Live poderosissima. Andiamo a prenderci la IMT gelo raggio. E secondo me siamo belli poderi. Siamo arrivati a 464 sub. Io non faccio il lamento alcuno e anzi faccio il ringrazio. Era un po' che, bel po' che non succedeva. Stavate ancora a Siena. Che cosa fe? Che non succedeva cosa? Non ho capito.
Anche staccavo prima una live. Minchia, sì, davvero. Però secondo me ci sta. Secondo me ci sta un 15 minutini prima. Perché in un quarto d'ora non entra bene niente. Entrerebbe di fretta la palestra. E invece mi piace fare una bella loranza sulla palestra, una bella sostanza. Quindi va bene così. Facciamo ride. Lo facciamo a 'Gianandrea. Non raidiamo 'Gianandrea da un po'. E iscrivete Attop, va bene? Ragazzi, però gli dovete far capire anche come si pronuncia Attop, va bene? Vi mando un bacetto, ci vediamo domani, due appuntamenti fondamentali, ore 15:30 con il video sulla parte persa del franchise Pokémon, sulla faccia eliminata dalla nostra memoria, stavo morendo. E il secondo appuntamento, ore 20:45, Fall Guys, Season 2, non si scherza, mai. Bacetti e abbracetti. Buonanotte. Ciao ragazzi.